Radio Radicale, siamo nella sala stampa di Montecitorio con Elena Bulfone, presidentessa della Fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia, per parlare della presentazione di Incantesimas, che è questo libro per raccontare la storia di una famiglia dell'autismo e della nascita di un sogno. Allora, dottoressa Bulfone, ci spiega di che sogno si tratta e soprattutto che progetto state portando avanti sull'autismo, che è un importante impegno sociale e per chi ne ha bisogno. Noi siamo una realtà friulana, una fondazione che si occupa di ben 90 bambini e ragazzi con autismo in una grande casa, un special home, 2700 metri quadri più 5000 di scoperto. Incantesimas è questo libro nel quale noi raccontiamo l'epopea di una famiglia distrutta dalle difficoltà dell'autismo, che è risorta dalle sue ceneri e ha deciso di attivare dei percorsi, dei servizi che in questo momento sono a favore non solo dei bambini piccoli, ma anche di adolescenti ed adulti, quindi l'età più difficile. Noi siamo organizzati in un centro diurno per adulti, per adolescenti pomeridiano e dei servizi di riabilitazione per i piccoli, nonché siamo dotati di ben 3 gruppi appartamento per 11 posti, in cui accogliamo anche in weekend e settimane di indipendenza gli adolescenti e gli adulti. Abbiamo creato dal nulla una realtà importante. Siamo persone comuni, non avevamo delle risorse economiche alle spalle e stiamo dimostrando che si può fare. Senta, lei ha fatto questa iniziativa importante di Incantesimas. Le volevo chiedere se ritiene che lo Stato e anche la Regione abbiano fatto qualcosa. Ci sono state delle leggi sul dopo di noi e tante. Allora, le volevo chiedere se voi avete sentito l'effetto di queste norme. Allora, intanto noi dobbiamo essere riconoscenti alla Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche all'azienda sanitaria che ci ha dato fiducia e ci ha permesso di avviare questi servizi in convenzione. Sicuramente una difficoltà delle istituzioni pubbliche è la tempestività, perché, come dice la filosofa Martha Nussbaum, i diritti devono diventare effettive capacità. E questo è un po' la difficoltà del nostro paese, che è un bellissimo e meraviglioso paese, ma molto teorico nelle sue, diciamo così, norme. Noi abbiamo le norme più efficaci del mondo per quello che riguarda la disabilità, però poi ci vuole la concretezza dell'esecuzione di servizi. Ecco, noi abbiamo dimostrato che una collaborazione col privato sociale non solo è possibile, ma dà concretezza alle norme. Senta, due ultime cose le Sì. volevo chiedere. Questi 2 anni, ultimi 2 anni, quanto sono stati difficili anche per la realizzazione di Incantesimas? Noi siamo stati nella prima pandemia i primi a riaprire in Friuli Venezia Giulia, grazie al nostro vice governatore Riccardo Riccardi, che ci ha permesso il 6 aprile di riaprire tutto quanto, i nostri servizi, con diciamo, un piano di sicurezza messo a punto dal direttore generale, mio marito, perfetto. Non abbiamo avuto un contagio e tocchiamo ferro, speriamo di non averne neanche oggi. Certamente, la difficoltà è stata molto all'interno delle famiglie, e soprattutto il lockdown, ma anche in questo momento il fatto di essere quarantenati è difficile. Ci vorrebbero delle norme anche per poter, far uscire queste persone, anche quarantenate, magari non con Covid, in spazi adeguati per poter riuscire a gestire questi tempi. L'ultima domanda che io le Sì. faccio prima di ringraziarla. Se lei, visto che lei ha vissuto questa esperienza, se dovesse dare un consiglio a una madre, a una famiglia che deve affrontare questo e non è attrezzata a farlo, anche allora lei dalla forza che ha accumulato, che cosa direbbe? Io direi di informarsi, di appoggiarsi alle realtà regionali più attive, ma di pensare di fare qualche cosa da soli, anche un piccolo servizio, soprattutto in vista del dopo di noi, perché il durante noi è molto più lungo del dopo di noi. Bene, io la ringrazio. Ringrazio Elena Bulfone, presidentessa della Fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia, che presenta qui a Montecitorio Incantesimas, destini uniti nella concretezza di un sogno, ospitata dagli onorevoli Giusy Versace, responsabile Dipartimento Sport, Pari Opportunità di Forza Italia, e da Roberto Novelli della Commissione Affari Sociali di Forza Italia. Grazie. Grazie a voi.